Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo questo cappello cappuccio, semplicissimo da realizzare e ovviamente rosso perché con questo video concludiamo i tutorial per l'anno 2021 e quindi ovviamente devo mettere qualcosina di rosso come tradizione vuole. E come tradizione vuole nel mio canale, ovviamente è un cappuccio super facile da realizzare e quindi un progetto adatto anche alle super principianti. Ma vediamo subito cosa occorre. Per questo progetto utilizzerò Lulu, vi occorreranno due gomitoli, trovate tutti i link di riferimento come sempre sotto al video nell'info box e lavoreremo con l'uncinetto numero 7 e io userò questo della serie Ergonomics di Prim. Allora, partiamo subito avviando 74 catenelle o comunque un multiplo di 3 più 2 e le mie 74 catenelle corrispondono alla lunghezza di circa 65 cm. Stiamo realizzando un cappello, un cappuccio per adulti. Fatte le mie 74 catenelle, adesso entro nella seconda catenella a partire dall'uncinetto e vado a lavorare una maglia bassa e continuo quindi a lavorare una maglia bassa in ciascuna catenella fino ovviamente alla fine della mia riga. Ovviamente adesso abbiamo un totale di 73 maglie basse. Da qui in poi iniziamo il motivo e si ripeterà sempre, quindi si sviluppa su una riga sola. Per prima cosa facciamo 2 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare in questo primissimo punto, quindi proprio qui, questa sequenza, una maglia bassa, una mezza maglia alta, tutte nello stesso punto, e una maglia alta. E questa è la sequenza che dovremo ripetere per tutta la riga. A questo punto salto 2 maglie basse e entro nella terza e lavoro di nuovo questa sequenza. Quindi ricordatevi, una maglia bassa, una mezza maglia alta e una maglia alta, tutte nella stessa maglia. Di nuovo salto 2 maglie basse, entro nella terza e di nuovo faccio la sequenza di una maglia bassa, una mezza maglia alta e una maglia alta. E come avrete capito, dobbiamo continuare questa sequenza, quindi salto 2, entro nella terza e lavoro la sequenza di una maglia bassa, una mezza maglia alta e una maglia alta per tutta la riga. Se avete lavorato correttamente e rispettato il multiplo dovete rimanere con 3 punti, 2 li salto naturalmente e sull'ultima lavoro solo una maglia bassa. A questo punto ripeto questa identica riga, quindi 2 catenelle, giro il lavoro perché sarà sempre uguale e su questo primissimo punto lavoro la mia sequenza, una maglia bassa, una mezza maglia alta e una maglia alta. Adesso vado a lavorare nella maglia bassa del giro precedente, ovvero salto le 2 maglie successive, 1 e 2, ed entro sempre nella terza, che poi ci farete un pochino l'occhio perché appunto la maglia bassa del giro precedente e quindi rimane più bassa, la vedrete subito. Comunque, altrimenti saltate, contate, 1, 2, entrate nella terza e lavorate sempre la solita sequenza, quindi una maglia bassa, una mezza maglia alta e una maglia alta. E continuate così ovviamente per tutta la riga. Arrivati alla fine, lavoriamo una maglia bassa qui entrando nell'uncinetto in questo archetto formato dalle 2 catenelle, vi ricordate, del giro precedente.
Ripetiamo velocemente insieme perché poi si ripeterà, quindi ricordatevi 2 catenelle per iniziare, giro il lavoro, in questo primo punto lavoro il mio primissimo gruppetto formato da una maglia bassa, una mezza maglia alta e una maglia alta, tutto lavorato nello stesso punto. Dopodiché salto 2 maglie, entro nella terza e lavoro di nuovo questa sequenza. La terza, vi ricordo, corrisponde alla maglia bassa del giro precedente, ma vi assicuro che poi vi andrà insomma l'occhio. E quindi continuate a lavorare in questa maniera e dovete continuare a lavorare, quindi andando avanti e indietro, fino a raggiungere un totale di 20 giri. Cioè fino ad arrivare a un'altezza di circa proprio 20 centimetri. Ecco qua, ho fatto i miei 20 giri, sono arrivato a un'altezza di circa 20 centimetri e quello che vado a fare adesso è semplicissimo perché vado a fare 4 giri di maglie basse. Quindi una catenella che non conto come punto e lavoro nel primissimo punto una maglia bassa e continuo quindi a lavorare una maglia bassa in ciascun punto fino alla fine della riga. Ecco qua, a questo punto devo andare a fare altri 3 giri, quindi sempre una catenella, giro il lavoro e lavoro maglia bassa su maglia bassa. Quindi io farò un totale di 4. Questo creerà un bordino nella parte davanti del cappuccio. Potete anche decidere di fare meno giri. Comunque continuerò altri 3 giri e poi vediamo come proseguire. Ecco qua, ho fatto i miei 4 giri, vedete, e quindi adesso sono all'altezza di 26 centimetri. Vado adesso a lavorare un giro di maglie basse tutto intorno. Quindi sul lato praticamente devo lavorare una maglia bassa per ogni giro. Quindi andate avanti così per tutta la riga e vi faccio vedere poi nell'angolo cosa fare. Ecco qua, quando arrivate nell'angolo semplicemente lavorate 2 maglie basse, non una, in modo da arrotondare meglio l'angolo e passare dall'altra parte in maniera più lineare, insomma, senza che si arricci il lavoro. Quindi giro il lavoro e proseguo quindi a lavorare una maglia bassa in ciascun punto. E ovviamente anche sull'altro angolo dovete lavorare sempre 2 maglie basse. Quindi continuate per tutta la riga fino a raggiungere appunto il prossimo angolo e in questo punto qui, questo ultimo, andate a lavorare 2 maglie basse e poi fate anche l'altro lato corto. Anche su quest'ultimo angolo alla fine lavoro 2 maglie basse e chiudo con una maglia bassissima in questa prima maglia bassa. A questo punto, visto che ho tutto ben il filo attaccato, vado a fare il primo laccetto davanti. Quindi avvio 30 catenelle. Fatte le 30 catenelle, lavoro altre 3 catenelle e a questo punto entro nella quarta, a partire dall'uncinetto, e lavoro una piccola nocciolina. Quindi faccio una maglia alta incompleta, quindi chiudendo solo le prime 2 asoline, filo sull'uncinetto, entro e chiudo solo le altre 2 asoline. Queste operazioni io la faccio per 6 volte, quindi fino a quando mi ritroverò con 7 asoline sull'uncinetto, in modo che poi appunto andrò a creare una bella pallina. Una volta che ho queste 7 asoline sull'uncinetto, quindi ho fatto questa operazione 6 volte, ovviamente filo sull'uncinetto e le chiudo tutte e 7. Vado ad ancorare alla base. Quindi nella catenella in realtà successiva, non dove ho creato il bubble, con una maglia bassissima. E a questo punto, vedete, si è creata questa pallina, questa nocciolina.
A questo punto vado a lavorare una mezza maglia alta in ciascuna catenella fino alla fine, ovviamente, della riga. Lavoro fino all'ultima catenella e vado a chiudere ad ancorare con una maglia bassissima nella prima maglia bassa della riga. A questo punto posso tagliare il filo. Ecco qua, abbiamo creato il nostro primo cordino e poi faremo l'altro. Prima di procedere all'altro, pieghiamo in questa maniera il nostro rettangolo perché andiamo a cucire la parte dietro e farlo diventare proprio un cappuccio. Quindi poi andremo appunto a creare l'altro laccetto, ma intanto pieghiamo e io inserisco delle clip per tenere ben fermo il lavoro e andiamo a cucire appunto la parte dietro. Lo farò usando il mio fantastico ago naturalmente e un po' di filato. Ok, io proseguo ovviamente piano piano cucendo bene tutta la riga. Arrivati alla fine faccio un nodino di sicurezza in questa maniera. Ovviamente andrò dopo a sistemare il mio codine, adesso possiamo rigirare il lavoro e andare a realizzare l'altro laccettino. Quindi posizioniamo l'uncinetto nell'altra estremità, sempre il numero 7, riprendiamo anche il nostro filato e ovviamente dobbiamo ripetere gli stessi passaggi. Quindi per prima cosa agganciamo il filo nuovo e andiamo a lavorare 30 catenelle. Fatte le 30 catenelle, vado a creare la mia nocciolina, quindi faccio altre 3 catenelle, entro nella quarta, a partire dall'uncinetto, e lavoro le mie 6 maglie alte incomplete, ovvero chiudendo le prime due asoline e lasciando le altre sull'uncinetto. Una volta entrata 6 volte, mi ritroverò con 7 asoline sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto, le chiudo tutte e sette. Vado da chiudere la mia nocciolina con una maglia bassissima nella catenella successiva e adesso lavoro una mezza maglia alta in ciascuna catenella fino a ritornare all'inizio. Arrivati alla fine, vado poi a chiudere con una maglia bassissima, entrando nella prima maglia bassa diciamo, dell'altro lato. Posso tagliare il filo e naturalmente andrò adesso a sistemarmi tutte le codine, inserendo appunto le codine con il mio fantastico ago all'interno della lavorazione.
Ed ecco il nostro cappuccio terminato. Avete visto com'è semplice da realizzare? Vi ricordo che Lulu ha il suo pompon, quindi lo potete mettere sia sopra la testa, diciamo nella punta, oppure invece di fare la nocciolina come ho fatto io, inserirlo qui all'estremità. Serviranno due gomitoli, quindi avrete anche due pompon. Qua vedete voi, insomma, a vostro gusto. Ci tenevo a fare qualcosina di rosso, dato che appunto stiamo chiudendo l'anno e quindi questo sarà, come vi dicevo all'inizio, l'ultimo progetto per questo 2021 e chissà cosa ci riserverà il 2022. Io già qualche idea ce l'ho, In più ho tenuto conto molto anche delle vostre richieste e vi ricordo che qui sotto al video, nell'info box, c'è anche il link per andare a compilare il modulo per richiedermi un tutorial, quindi mi raccomando, scatenatevi. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Io come al solito vi lascio all'end card, buon anno a tutti, sempre tanto love e vi aspetto al prossimo video. Ciao!